I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. E io amo Casalotto, come come è più buono di un biscotto. Perché, perché? Amo lui perché, perché? Eccoci qua, puntata nuova, Casalotto con voi. Allora prepariamoci bene benino per l'estrazione, la terza del mese di agosto, che è partito, devo dire, molto bene, quindi cerchiamo di continuare con questa bella energia. Intanto eccolo qua il nostro Lio, ciao, ben ritrovato. Ciao. Guardate che chiamano, non ecco, chiamate, non per chiamate favore. Su WhatsApp perché no. Siamo in diretta e non possiamo rispondere. Ciao Clara, ben ritrovata, ben ritrovato a Marco, ma soprattutto ben ritrovati a tutti voi che avete scelto di seguire Casalotto. Come va, come state? Beh, ci auguriamo bene in questo primo fine settimana d'agosto. E allora attenzione, perché come sapete questa è una puntata breve, ma il tempo sarà utile e necessario appunto per riuscire a far tutto. E infatti in questa puntata noi andremo a vedere come è andata nell'estrazione di ieri sera, e abbiamo i nuovi consigli, pochi consigli per questa nuova estrazione, come Clara ha detto, la terza del mese d'agosto. E beh, il tempo passa e anche questo mese d'agosto volerà velocemente, perché già siamo arrivati alla terza estrazione del mese, beh, con ottimi risultati. E allora iniziamo a vedere gli ultimi risultati della ruota dell'8 di Roma con l'1.10 addirittura al primo colpo di gioco, purtroppo senza il 90, altrimenti si parlava di un terno secco che arriva dalla condizione. È il bello di questa diretta, delle dirette di Dio e di Marco, perché se hanno una vincita come questo 1.10 alle spalle c'è una condizione, infatti la condizione era del 40-50 e io vi ho portato questa informazione giovedì, ve l'ho portata mercoledì sera, quindi attenzione, perché chi ha ascoltato questa informazione purtroppo senza il 90, e ci dispiace chiaramente anche a noi, abbiamo centrato questo ambo, ma va bene anche perché un ambo, anche se arriva senza il 90, è pur sempre un ambo che viene pagato. Ci sono state altre vincite con l'888, si è sfaldato alla ruota dell'8 di Firenze, noi l'abbiamo centrato per tutte le ruote e avete visto che i radicali dell'8 hanno già dato tre ambi nel giro di tre estrazioni, 8.80 sabato sera a Genova, a Bari martedì l'80 con l'88 e giovedì l'888 alla ruota dell'8 di Firenze, nazionale 13.51. Questo era l'ambo dal terno di agosto, arrivato alla ruota nazionale, ancora Roma 10.46, altro ambo, e Bari 16. Vediamo martedì con il 90 di Cagliari, beh, anche lì abbiamo centrato due fantastici ambi, 54.90, quindi sulla singola Cagliari o dal Cagliari Venezia, 20.90 dal Cagliari Torino e sulla singola Cagliari. Attenzione signori, perché anche in questo caso ci sono stati anche degli
gli altri ambia tutte. La condizione qual era? 9 terzo estratto, che ultimamente il 9 era arrivato per 3 volte alla ruota del Lotto di Cagliari, 2 in terza posizione. E avete visto, non avete creduto fino in fondo che quando arriva il 9 terzo estratto o il 90 bisogna valutare i vertibili. Le dimostrazioni sono appunto le foto dei vostri scontrini, per questo vi ringraziamo. Allora, siamo già entrati nel tecnico di questa diretta e allora amici, amiche che state seguendo Casalotto, vediamo la condizione del Palermo 90. Beh, la 585 è una signora condizione, è la condizione forse la migliore per quanto riguarda il 90, anche perché vedete primo e secondo estratto ambo unito di somma 90. Ma quello che è interessante è che la ruota del Lotto di Palermo attende il 90 da ritardo, da frequenza, da iperfrequenza e da condizione. Bene, io e Marco abbiamo valutato unicamente un ambo secco e un terno secco stop, quindi Palermo una ruota per il 90, ambo eterno, sempre nella stessa chiamata, perciò nello stesso portale avrete un'altra possibilità da non perdere, perché avrete la possibilità di avere l'abbinamento del 990. E allora signori, attenzione, perché il portale ora andremo a valutarlo in redazione e qua avete veramente il meglio del 90 e del 990, quindi questo è un po' tutto e solo sul 90. E allora vi aspetto di là in redazione, grazie. Molto bene, 895095, ripeto 895095, e dopo il tasto 3 voi avrete la possibilità di avere il 90 di Palermo. Vi ho spiegato la condizione, la 585 che va a confermare appunto il 90. Allora voi pensate 85 90 e 5, attenzione perché il 90 sta proprio in mezzo a questo simmetrico di distanza 5, ma in più 5,85 è una somma 90. E ancora la ruota del Lotto di Palermo ha bisogno del 90, attende il 90. Molto bene, io e Marco abbiamo valutato unicamente una ruota per il 90, 90 del sabato sera, un ambo secco, quindi un ambo di due numeri e un terno secco stop, ed è chiaro che potete unificare in ambo terno quaterna. Seconda e ultima informazione, sempre nella stessa chiamata, e attenzione perché è bellissimo, già ve l'ho detto, questo zerato, zerato alto da abbinare una volta al 9, una volta al 90. Fatelo vostro perché questa informazione non è da perdere assolutamente, perché io e Marco sappiamo bene come abbiamo rielaborato questo abbinamento del 990 e vedrete che ci darà un qualcosa di importante. Bene, io vi ho detto tutto, veramente tutto, ora vi lascio chiamare 895095, tasto 3, entrate e ascoltate questa informazione perché sarà estremamente importante. È l'estate che ci vuole, babe, è l'estate dell'amor, è l'estate che discende lieve e che scioglie i nostri cuori, e insieme balleremo il tango bevendo calici di mango, faremo giro tondo prima di andare tutti a fondo. È l'estate che ci chiama, babe, è l'estate all'Equador, è l'estate in cui si mangia e beve, summer one and three and four, e insieme balleremo il tango bevendo calici di mango. È l'estate molto social, babe, è l'estate dentro e fuori,
È un'estate dentro alle tue vene che ti manda il creator. E insieme balleremo il tango, la, 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 bevendo calici di mango. Innanzitutto ringrazio con Marco gli amici e le amiche che hanno ascoltato già questa informazione, quindi questo è un tutto in uno riservato a tutti voi amici di Casalotto con il 90 di Palermo, un ambo e un terno, e in più sempre con la stessa chiamata nello stesso portale l'abbinamento, lo zerato per il 990, bellissimo questo zerato, già ve l'ho detto, io e Marco già lo abbiamo valutato molto molto bene perché crediamo veramente tanto alla statistica del 990, ma soprattutto a questo zerato che va bene sia con il 9 ma anche con il 90, e se va bene sia col 9 anche con il 90 può essere che arrivi il terno, quindi dopo riparleremo ancora di questo portale, perciò io chiedo già delle linee appunto con questo contenuto. Clara? Allora Leo, noi prima stavamo parlando di grandi artisti, di dive che veramente non torneranno più, la Loren, la Carrà, quindi spesso parliamo di questi miti degli roba, anni che furono, che era gente veramente sì, che hanno wow. Hanno fatto una vita stupenda, sì, un qualcosa di inimmaginabile, un qualcosa che non ci sarà mai più, sì. Assolutamente. E vabbè, adesso fai la notizia perché volevo aggiungere una cosa. No, ma no, la dirò. Sì. No, che in questo periodo, dopo purtroppo la scomparsa della Carrà, stanno veramente mandando molte trasmissioni di Raffaella, e devo dire che comunque con l'incontro di vari personaggi, dalla Sofia Loren a Loretta Goggi a tante altre persone, capisci veramente che anche Raffaella Carrà era unica al mondo, è unica al mondo, ed è assolutamente bello rivedere determinati personaggi della televisione, perché hanno dato tutto per la televisione e la loro vita si è basata semplicemente unicamente con il frutto del loro talento, quindi una Carrà, una Sofia Loren, una Gina Lollobrigida e tante altre che sicuramente sarebbe bello appunto rivederle tutte quante assieme. Magari. Sarebbe veramente bello. Quelli erano veramente artisti, perché sì, adesso certo. Invece, non so, quando vai in televisione anche per 5 minuti, già sei una VIP, sei un artista, ma dove? Un maestro, ma ragazzi, allora, noi adesso parleremo di altri due grandissimi. Che sono appunto Paul McCartney e Michael Jackson, che vabbè, anche lì ragazzi, che possiamo dire? Tanta roba, tanta veramente. Loro hanno registrato un duetto proprio perfetto nel 1981, 666, sicuramente ve lo ricordate,
è stato pubblicato nel 1983 e qui appunto si vedono queste due grandi miti, appunto Paul McCartney e Michael Jackson, duettare in un brano che diventa istantaneamente una hit. Per Michael sarà la settima numero uno in un anno e il brano diventerà ancora più popolare grazie a un video diretto da Bob Giraldi nel quale compaiono Michael con la sorella che abbiamo visto, la Toya, e poi Paul con la moglie Linda, no, che è scomparsa purtroppo. La registrazione del brano portò Michael a sentirsi molto più sicuro di sé dal momento che non era presente il suo storico e rigido produttore Quincy Jones, il quale era solito a stare in studio e dirle tutto come fare, cosa non fare su certi passaggi vocali, quindi era molto controllato. Qui è stata una di quelle, la prima volta che si è sentito un po' più libero di fare, come dire, un po' di testa sua, e lo fece molto bene. Quindi è una canzone che infatti tuttora l'ascoltiamo, è molto bella. Sì, sono passati veramente tantissimi anni, però... Ma che non so cantare, devo stare zitta, poi davanti a questi due qua, due nomi. Infatti, è bellissima questa canzone, anche se ha tantissimi anni è sempre sulla cresta dell'onda, sì. Ed è chiaro, comunque appartiene appunto a due grandi della musica, e quindi anche purtroppo la dipartita di Michael Jackson, quindi una dipartita molto prematura, ci ha lasciato solo il ricordo delle sue grandissime canzoni. E questo ci fa veramente capire appunto perché ci sono dei personaggi così importanti, dei personaggi che veramente bucano il video. Un Michael Jackson, quindi tanta roba, un Freddie Mercury, altrettanta, tanta roba. E prima stavamo parlando di Raffaella Carrà e delle grandi dive anche della televisione italiana, ed è chiaro che comunque un tempo la televisione era completamente diversa e gli spettacoli di una volta si dovevano preparare settimane e settimane prima, non era tutto in chroma kit un po' come capita adesso, ma erano dei veri capolavori con i ballerini, con la scenetta di ballo, con le varie entrate, i talk show del sabato sera, veramente belli. È vero, poi sai, una volta queste persone qui che avevano già un talento, non è che erano lì seduti sugli alloggi e dicono vabbè, tanto ho una bellissima voce, che cosa devo fare? Si davano da fare. Infatti Michael Jackson, tu l'hai detto, fin da piccolo, come Beyoncé, come tanti grandi star, lavoravano tutto il giorno, come nel campo sportivo, in qualsiasi mestiere. Tu dici, io sono bravo a fare questo, Dio mi ha dato questo talento, ma si facevano un mazzo tanto, scuole accanto, edizione, ballo, e di qua, di là. Tutti i giorni sacrificavano la propria vita privata. Sì, certo. Adesso assolutamente. No, basta veramente un playback, basta appunto una figura per farci credere ciò che non è, di conseguenza non è che tutti hanno le fette di salame sugli occhi, però perché seguire a volte delle persone che tu dici milioni di followers, ma questi milioni di persone ce l'hanno allora la fetta di salame su, no? Perché non è possibile. La mezza fetta di salame ce l'hanno, che poi stavo anche pensando nel mio, che anche Loretta Goggi, che comunque ha fatto tanto, una vita importantissima. Bravo. E ce ne sono veramente tante altre. E tu chiedili lei quante ore di canto, di ballo, di recitazione, di tutto, di più. Arrivava già sul set così e dice, ecco, no. Dietro c'erano ore e ore e ore di lavoro, di pratica, ecco, quindi vabbè.
Pazienza, un'altra epoca. E allora, Clara, io ritorno in redazione perché noi andremo avanti a parlare per ore, ma il tempo passa, perché ho ancora la possibilità, ultima possibilità, di portarvi questa informazione. Allora mi raccomando, cellulare e rete fissa per il 90 Palermo, un ambo e un terno, e per lo zerato da abbinare al 990. Vi attendo di là in redazione, grazie. Allora signori, attenzione, nuove linee sempre all'895-095. Prima non tutti ce l'hanno fatta per ascoltare questa informazione unica, irripetibile del 90 Palermo, dalla condizione 585. Allora, ci sono condizioni e condizioni, questa del 585 è un po' la migliore in assoluto, perché 85, 90 e poi si ritorna sul 5, distanza 5, quindi questo è il 90 in somma diametrale, tanta roba per una semplice condizione. E allora, alle volte le condizioni semplici sono quelle che danno di più. 90 con ambo secco, eterno secco, Palermo, una sola ruota. E sempre all'895-095 avete anche l'abbinamento del 990. È uno zerato fantastico, è uno zerato molto importante, sia per il 9 ma anche per il 90, e siamo sempre a ruota unica, ruote alte. E allora signori, fate vostra l'informazione, 895-095, tasto 3. Muovi sempre l'anca e non sei mai stanca, ti va giù la pancia, butti la bilancia. Da luglio ad agosto mai lo stesso posto, chi ti ferma più? Solo la TV per guardare Casalotto d'estate. Allora, io sto leggendo ancora un po' di messaggi. Già ti avevo chiesto nei giorni scorsi il 9 del 990, del 590, che sono gli abbinamenti credo più amati in assoluto dal nostro pubblico. Infatti una delle domande che ci fanno spesso è: dobbiamo continuare? Usciranno? Qualcuno si ricorda il 590, è uscito da poco tempo fa, il 20 luglio. Allora questo 590 diventa estremamente importante, perché questo 590 vedete che ha una cadenza periodica, quindi è un ambo estremamente importante, perché rispetto al 990 il 590 è sempre molto più frequente. Ma c'è un motivo, perché 5,90, il 5 è il diametrale in decina del 90, quindi di distanza 5. E allora attenzione, perché nella statistica periodica vedete che il 5,90 arriva spesso e volentieri, allora non posso dire una volta al mese, ma una volta ogni due mesi arriva. E allora attenzione, perché adesso è proprio il momento di valutarlo, e c'è una ruota in particolar modo importante per il 5,90. E poi mi volevi chiedere... No, invece il 990 perché non è così frequente? Il 990 perché è un ambo vertibile, in questo caso numeretto e zerato, e questo non è un ambo, non diciamo così frequente, è un ambo instabile questo qua, perché l'ultima volta che è arrivato è stato il 24 di aprile, il sabato, mi ricordo, alla ruota dell'8 di Venezia. E però ricordiamo una cosa, perché ci piace dirla tutta e veramente come stanno le cose, che per due volte di fila l'anno scorso a febbraio arrivò il 990, prima alla ruota dell'8 di Cagliari e poi arrivò alla ruota dell'8 di Milano. Quindi vedete che è un ambo instabile, però adesso, essendo uscito appunto ad aprile, nei quattro mesi, attenzione, perché per questo mese di agosto questo 990 è attesissimo. Ma è importante
proprio per questa estrazione valutare bene il 590, perché questo 590, allora, in primis ha una ruota unica dove il 5 è un frequente e diventa veramente importante, perché c'è la condizione il 90, attenzione, perché deve ritornare a questa ruota, quindi chi capisce qualcosa dell'otto ha già ben capito che ruota è, c'è un abbinamento importante per ambo eterno. E poi sempre nello stesso portale c'è anche l'ambo regalo di Marco, quindi Marco ha voluto aggiornare lui questo portale perché ha inserito il suo ambo radicale da alta statistica, attenzione, perché questo ambo di Marco farà la fine del 440 che aveva inserito nel portale circa un mese fa e l'avevamo centrato alla ruota dell'8 di Genova. Allora, portale a basso costo veramente per tutti voi, con la base del 590 in più l'ambo regale di Marco. Io devo chiamare perché non so qual è la ruota. Dopo te lo dico. Vai. E allora vado di là. Allora, signori, siamo con l'892288, portale a basso costo, costa quanto un caffè da tutta la rete fissa e da tutti i cellulari per tutta la durata della chiamata. Attenzione a questo specialissimo 590, una sola ruota per il 590. Beh, signori, è chiaro, chi non può entrare nel portale può trattarlo a tutte le ruote, però è sempre meglio indirizzarlo sulla ruota giusta, una ruota per il 590 con un solo abbinamento. Bellissimo questo abbinamento, e allora valutatelo attentamente perché diventa un po' lo scoop per questa nuova estrazione. Voi sapete che in questo portale noi dobbiamo mettere una sola informazione, ma oggi ci sarà anche l'ambo regalo di Marco, perché c'è questo radicale, il suo ambo radicale, quindi avete ben capito di cosa si tratta. Allora attenzione, perché chi chiama adesso l'892288 avrà, oltre al 590, anche l'ambo radicale di Marco, ambo regalo, è un ambo secco per una sola ruota. Questo è in fase di sfaldamento. Allora, signori, 89 22 88 tasto 3, fate vostra questa informazione veramente importante. Il sole scalda, il sole scotta, ti arriva in fronte una bella botta. Viva l'estate, questo è il mio motto, e sta l'otto. Il sole sale, il sole scende, come un diamante nel cielo splende. Senza la crema, però mi scotto, e sta l'otto. Con noi, tu fatti vuoi, salta anche tu nell'acqua blu. Sole che cuoce, sole rovente, quando ti bruci non è divertente. Sei tutta rossa ma bianca là sotto, e sta l'otto. Thank you.
Allora io spero di avere altre linee appunto con questo piccolo contenuto, 5,90 un solo abbinamento, una sola ruota e in più un Lambo radicale regalo di Marco, attenzione, chiamata super economica, quindi ancora potete entrare perché qualche linea è rimasta, Clara. Allora hai due minutini per andare a chiedere le linee perché è la nostra piccolissima pausa e dopo torniamo. A tra poco, rimanete non andate lì. Via. Sono curiosa di sapere cosa hanno risposto a Lio, cosa ti hanno detto, ci sono le linee? Sinceramente sono curioso anch'io. No, come? Sì, sono curioso anch'io, adesso si affaccerà qualcuno appunto dalla redazione di Casalotto, beh questa informazione è l'informazione che veramente tutti quanti vogliono, informazione legata ad una sola ruota, un bel 5,90, una ruota, un abbinamento. No. E allora? Ah, sì? Sì. Ci fanno gli scherzi, prima fanno così, come dire, dopo è pollice in su, ecco, e allora, come l'antica Roma. Lo dico di là in redazione. Ah, va bene, bene, dai. Bene, allora andiamo di là, subito. Allora, ancora 89, 22, 88, nuove linee per tutti voi, sempre a un euro, al costo di un caffè. Attenzione signori, perché questo portale è veramente fortissimo, raggiungibile da rete fissa, dai cellulari, da tutti i cellulari, e avrete una ruota con un abbinamento per il 5,90. Beh, fantastico, perché adesso è il momento giusto per valutare il 5,90. Dobbiamo giocare. Carlo, seriamente, c'è un solo abbinamento, ma soprattutto è solo per una ruota. Ruote alte, signori, attenzione a quest'altro ambo regalo di Marco, perché sapete che in questo portale noi dobbiamo mettere una sola informazione. Oggi attenzione, perché abbiamo aggiunto, Marco ha aggiunto il suo ambo radicale, perché nella struttura statistica di questi radicali, beh, questo per forza di cose deve arrivare, ma è nella stessa chiamata, quindi 89 22 88 per tutti, per avere lo specialissimo 5,90, un abbinamento, una ruota e l'ambo radicale di Marco, ambo secco regalo, sempre su una ruota. Via con le vostre chiamate, 89 22 88 tasto 3. That's amore. Della puntata, questa si intitola "Quando è il momento di smettere?", ma spero non si riferisca a noi, caro autore, perché qua ci offendiamo. Smettere cosa? Oh,
Va bene. Non possiamo, non smetteremo mai. Allora, beh, no, arriverà anche il nostro momento, no? Loro, guarda, non hanno neanche smesso loro, hanno 190 anni ciascuno, quindi vuoi smettere? No. Allora, un altro che però ha deciso di smettere, eccolo qua, è Valentino Rossi, il re del moto mondiale che a 42 anni ha finalmente deciso di ritirarsi, ma era dal 2009 che non vinceva un mondiale e ha rilasciato questa dichiarazione, ha detto: mi sento un pilota e lo resterò per tutta la vita, pensavo di essere ancora competitivo ma devo affrontare la realtà. E quindi si ripropone l'antica domanda: quando è il momento di ritirarsi? Ci sono artisti che come Greta Garbo, che lei si è ritirata a 36 anni all'apice del successo, che ha deciso appunto di ritirarsi. Poi gli eterni Rolling Stones che abbiamo visto, invece sono l'esempio contrario, hanno 80 anni e sono pronte a intraprendere un altro tour americano, mamma mia! Anche se la differenza, l'altra volta vedevo un live, no? Uno degli ultimi live, credo che quello a Cuba, loro prima in quattro ti facevano tutto il concerto e adesso ovviamente hanno 10 musicisti sul palco, perché secondo me non è che ce la possono fare, no? Sì, perché magari si sentono ancora ragazzini, invece non lo sono più. Del resto comunque, beh, penso che arriva il momento di ritirarsi quando una persona non fa più bene quello che comunque gli ha dato soddisfazione, e allora è arrivato il momento di ritirarsi. Penso ad una Mina che comunque si è ritirata nel fiore della carriera, e beh, Valentino avrà fatto bene appunto la sua scelta, anche perché è un mestiere molto pericoloso e quindi non gli do tutti i torti. Beh, a Valentino infatti, Rossi, assolutamente sì, secondo me ha fatto bene. È molto molto pericoloso, quindi è chiaro che comunque per fare il pilota devi avere sempre i riflessi super prontissimi. Sicuramente non sarà per questo, ma ci saranno delle altre cose, ma secondo me ha fatto una buona scelta. Sì, perché ci sono carriere appunto come quelle sportivi, le modelle, che hanno un limite di età, non si può andare oltre. Sa, con tutto il bene, no? È che chiaro uno... che se anche i Rolling Stones continueranno ancora per 200 anni a fare concerti, quando non avranno più voce, un playback, e quindi si risolve tutto, no? Certo, infatti. E allora, siamo agli sgoccioli, ma è tempo di terno del sabato sera. Allora attenzione, perché questo portale vi dà il terno del sabato sera con il 90 attesissimo e il Super 19 di Cagliari e Roma. Un ambo e un terno, andiamo di là, grazie. Molto bene, agli sgoccioli di questa diretta, ma ancora la possibilità è alta per avere, tramite l'89 22 77, allora il terno del sabato sera con il 90 nazionale Milano. Ricordiamoci che alla ruota nazionale il 90 è un frequente atteso proprio per frequenza, e alla ruota dell'8 di Milano invece è un ritardatario. E allora chi se la gioca tra Nazionale e Milano? Beh, se la gioca questo terno secco. E sempre all'89 22 77 abbiamo l'ambo e il terno con il 19 Cagliari Roma. Beh, attenzione, perché un semplice ambo, un semplice terno secco dalla condizione dei radicali. E allora via con le vostre chiamate, 89 22 77 tasto 3. Pulcherrima mano, Fasio blanchissime dita, resto con corpo lontano, dolce riverita. D'amore latino, brillante tango argentino, sangue qui pulsati in me, tango che muore in caschet, tango suave bacino, basiola mille di brace, vengo con corpo vicino, oh amare te, me place. La 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 la
mirabilia. Grazie per essere stati con noi, un bacio grande e alla prossima. Grazie a te Clara, grazie a Marco, grazie come sempre a tutti voi per aver seguito Casalotto. Mi raccomando, prossimo appuntamento importante per quello che sarà l'aggiornamento valido in questa terza estrazione del mese d'agosto. Continuate a chiamare i nostri portali sempre aggiornati e allora alla prossima, ciao!